Andiamo alla lettura delle formazioni in campo con il Grassina che presenta la solita assenza ormai cronica di Bagnoli oltre a quella di Caschetto mentre comincia in questo momento la partita. Grassina che si schiera da sinistra verso destra secondo il nostro e vostro punto di osservazione in questi primi 45 minuti di gioco in maglia rosso-verde, colori sociali della formazione grassinese, pantaloncini e calzettoni bianchi. Nuti, Galbiati e Ghellardoni, i tre di centrocampo. Intanto lancio in area di rigore per Fanteke che aggancia un gran pallone, il dribbling e poi il destro. Non granché, aveva fatto tutto bene Fanteke in questa prima occasione del match. Quindi fra le due panchine di fronte alla nostra postazione, mentre intanto il tiro da fuori di Ghellardoni che esce davvero di un soffio. Attacco del San Donato, va a puntare Stella. Entra in area, saccava giù, tutto buono, non c'è fallo. Masiluna sa fa proseguire. Resta in zona attacco di San Donato, poi arriva la liberazione da parte della difesa del Grassina. Con Sacca che aveva cercato probabilmente il contatto stretto fra due avversari, è andato giù. Serve invece Ghellardoni, Galbiati. Prova Ghellardoni a servire il centravanti Vanni. Il suo sinistro, la palla sul palo in rete! È un grande gol quello di Vanni al 25esimo che spezza l'equilibrio del match. Sinistro terribile di Vanni che va a centrare angolatissimo il palo opposto e poi finisce in rete. San Donato in vantaggio grazie allo splendido gol di Vanni con un sinistro di rara potenza e precisione. Un bel lancio di Ghellardoni che ha pescato Vanni che se l'ha allargato sulla sinistra, la difesa non lo ha seguito nell'occasione. Intanto Bandini va a rubare la palla a sette passi che si addormenta sulla palla al destro, il palo clamoroso di Bandini, ha rischiato l'1-2 il San Donato Tavernelli su una dormita colossale di sette passi. Cerca lo spazio per crossare, la palla sul destro, torna per Chirici, può tirare, Chirici il destro e la parata di Milanese ancora regolare, Campana alto, occasione ghiotta per il Grassina con il gran destro di Chirici. Al microfono mentre comincia in questo momento il secondo tempo, al microfono sempre Andrea Labbate, alle riprese Roberto Bob Finelli qui sul canale 74 Digitale Terrestre 212 TV Prato e TV Prato Sport, il meglio del calcio dilettantistico della nostra regione, tutte le partite, tutti i big match del nostro calcio dilettanti. Intanto recupera un gran pallone Ghellardoni dentro per Sacca, attenzione alla velocità di Sacca che va a sfidare sette passi, Sacca entra in area rigore, il dribbling, palla sul sinistro di Sacca e poi la parata di Muscas. Per il San Donato Tavernelli, Sacca, attenzione c'è spazio per Sacca, la palla sul sinistro, entra in area Sacca, potrebbe calciare, sbaglia tutto sulla conclusione, non sul piede preferito. Nonostante che Ghellardoni sia al momento fuori dal campo, quindi San Donato in 10 uomini, Quillos dentro per Sacca, il tocco di Sacca, la palla fuori di un soffio. Palla deliziosa di Kubillos. Poi Chirici di destro ributta il pallone dentro, palla dentro per Campana, siamo in area di rigore, è clamorosa l'occasione sprecata dall'attacco del Grassina che non riesce a centrare la porta sul colpo di testa, credo di Lava, o forse sette passi, non ho visto bene, mi sembra forse sette passi. Kubillos, uno contro uno con Befani, c'è Papparelli sulla fascia opposta, viene servito preciso da Kubillos, Papparelli in area di rigore, il destro di Papparelli per Sacca e la palla in rete, il 2-0 del San Donato che chiude i conti al 42esimo minuto di gioco, contropiede innescato da uno stupendo lancio di Kubillos, ancora una volta decisivo per Papparelli che è molto altruista per Sacca, ha messo la palla in rete per lo 0-2 che di fatto consegna la vittoria ai gialloblu con il gol di Sacca, esattamente come a Rignano, è arrivato dopo il raddoppio di Sacca, intanto si becchettano in mezzo al campo Galbiati e Campana. Arriva adesso il triplice fischio di Masilunas, finisce 2-0 per il San Donato Tavernelli che resta quindi in piena corsa per la vittoria del campionato. È davvero tutto da Ponte Annicheri, un saluto e un ringraziamento ad Andrea Labbate, a presto sugli schermi di TV Prato.